poveri, vieni a dolore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica di riposo, nella caduta di brama, nel campo di fuoco, o luce verdissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, frizza ciò che è sviato, dona ai tuoi dei che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Signore, apri le mie labbra, la mia bocca proclami la tua gloria. Acclamate a Dio, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. Acclamate a Dio, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Cristo, sapienza eterna, donaci di gustare la tua dolce amicizia. Angelo del Consiglio, guida e proteggi il popolo che spera nel tuo nome. Sii tu la nostra forza, la roccia che ci salva dagli assalti del male. A te la gloria e il regno, la potenza e l'onore dei secoli, amen. Salmo 39. Al Salmo siamo 39. Clelia? Sì, bambino. Sì. Ci vuole... Richiamiamo sempre la nostra Anna, con pazienza, mettiti la tua postazione, la tua postazione è questa. Clelia le antifone. Tanto oggi celebreremo la Santa Messa, sangue prezioso di Gesù. Forse aspettate. Nell'intimo soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo. Ecco, nell'intimo, pensate nell'intimo di Teresa del Bambino Gesù. Chi poteva conoscere l'intimo di questa ragazzina se non ci fosse stata una proposta che è venuta dalla sua madre superiora? Non avremmo conosciuto l'intima coscienza di quello che accadeva nel profondo del suo essere. Era qualcosa di meraviglioso. Nell'intimo si svolgeva il mistero della croce, il mistero della risurrezione, il mistero di questa umanità che cresceva non secondo i nostri progetti, ma secondo le coordinate della parola di Dio. Allora attenzione, vediamo cosa succede nel nostro intimo. Soffriamo, dice, sì, è vero, nell'intimo soffriamo. E lo diceva Teresa, diceva, tutti soffriamo, tutti soffrono. Chi è che non soffre? Tutti soffriamo, ma come soffriamo? Il problema di fondo è come soffrire.
saper soffrire, non far cadere nulla, manco un respiro. Un respiro, sapete come dire? Ah, oh, ma quando fino un respiro, o di fastidio, eccetera, no? Allora, ecco, un sospiro coordinato bene, ecco, vi ho detto che il valore non glielo diamo noi. Noi abbiamo la potenzialità del valore. E tanto è vero, per farci capire questo, il Signore va a toccare anche i nostri capelli per indicare che se noi siamo preziosi, tutto il nostro essere è sacro, è sacro. Il nostro corpo ha un simbolo meraviglioso che rende presente la nostra anima. Togliete il corpo e l'anima non si vede più. Non è che noi siamo, il corpo è qui e la nostra anima l'abbiamo lasciato dove? In cucina, chissà dove. No, siamo un sinolo, siamo un'unica cosa. E uno che perde, tante volte c'è una cura esagerata del corpo e dimentichiamo la nostra anima e noi così perdiamo il senso e il gusto della vita. Se noi attenzioniamo il nostro corpo, che è come un asinello che non possiamo come dire dipingerlo come vogliamo noi, dobbiamo rispettare i suoi ritmi, rispettare e stare attenti a certe, come dire, fughe che ci possono essere. Comunque andiamo nell'intimo, soffriamo aspettando che cosa? La redenzione del nostro corpo. Ho detto, vigilerò sulla mia condotta per non beccare con la mia lingua. Metterò il morso alla mia bocca finché ho davanti il malvagio. Ammutolito, in silenzio, tacevo, ma nulla serviva e più acuta si faceva la mia sofferenza. Insieme mi ardeva il cuore nel petto, alimentandosi malvagio il fuoco. Allora ho lasciato parlare la mia lingua. Fammi conoscere, Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, e sarò quando fragile il sonno. E qui è il tentativo di fuggire, no? Cioè di finire questa sofferenza. Fammi morire, Signore. Quante volte l'abbiamo sentito nei profeti e in Giobbe? In Giobbe, maledetto il giorno in cui mio padre fu avvisato che era nato un bambino. Sarebbe stato meglio che il grembo di mia madre fosse stato la tomba. Ci sono momenti veramente di sofferenza acutissima. Io vorrei a questo punto allora attenzione, vorrei farvi guardare un pochino. L'uomo moderno è diventato analfabeta, non sa leggere il simbolo come il corpo, per esempio. Perché l'uomo moderno non sa più leggere i simboli, quasi non ne sospetta nemmeno l'esistenza. Ciò accade anche con il simbolo del nostro corpo. È simbolo perché intima unione di anima e corpo, visibilità dell'anima spirituale nell'ordine del corporeo. E in questo consiste l'unicità umana, la specificità della persona irriducibile a qualsiasi altra forma di essere vivente. La nostra apertura al trascendente, a Dio, è costitutiva. Non riconoscerla ci porta inevitabilmente a una non conoscenza, oltre che di Dio, anche di noi stessi. Basta vedere il modo paradossale con il quale viene trattato il corpo, ora curato in modo quasi ossessivo, inseguendo il mito di una eterna giovinezza, ora ridotto a una materialità alla quale è negata ogni dignità. Il fatto è che non si può dare valore al corpo partendo solo dal corpo.
Ogni simbolo è nello stesso tempo potente e fragile, se non viene rispettato, se non viene trattato per quello che è, si infrange, perde la forza, diventa insignificante. Non abbiamo più lo sguardo di San Francesco che guardava il sole, che chiamava fratello perché così lo sentiva, lo vedeva bello, radiante, un grande splendore e pieno di stupore, cantava te, altissimo, porta significazione, simbolo, richiamo. L'aver perso capacità di comprendere il valore simbolico del corpo e di ogni creatura rende il linguaggio simbolico della liturgia quasi inaccessibile all'uomo moderno. La liturgia. Liturgia significa chi si confessa fa un atto liturgico, l'imposizione delle mani, la confessione del peccato, la contrizione, l'assoluzione, tutto sono tutti simboli che ti fanno penetrare la realtà di Cristo. Nell'imposizione delle mani c'è l'irruzione del sangue di Gesù che ti restituisce la grazia e tu vivi, ti togli, ti sgravi della pesantezza del tuo corpo e senti la tua anima leggera. Attenzione, non si tratta tuttavia di rinunciare a tale linguaggio, non è possibile rinunciarvi, linguaggio, il valore della creazione, il linguaggio della liturgia, rinunciarvi perché è ciò che la Santissima Trinità ha scelto per raggiungerti nella carne del Verbo, carne del Verbo. Quando tu ricevi Cristo Gesù, l'Eucaristia, e la carne del Verbo entra nella nostra carne, è come, ecco, come una fissione nucleare, una potenza grande, grande, ma grande, che eleva la pesantezza del nostro corpo. Non dobbiamo disperare, perché nell'uomo questa dimensione, come l'ho appena detto, dice il Papa, è costitutiva, nonostante i mali del materialismo e dello spiritualismo, entrambi in negazione dell'unità del corpo e l'anima, è sempre pronta a riemergere con ogni verità. Il desiderio di invirito, malgrado la confusione e anche tante volte lo smarrimento, la distrazione. Questo è desiderio desideravi, che mi ha regalato Angela e la ringrazio. Desiderio è stato uscito proprio recentemente, manco 15 giorni fa, 20 giorni fa più o meno. La liturgia, questo è il numero che vi ho letto, numero 44. Capite quanto è importante, pensate, tutto un insieme di cose. Guardate, per esempio, questa liturgia è fatta di cose che sono esattamente l'opposto di astrazioni spirituali. La liturgia è fatta di cose concrete, il pane, il vino, l'olio, l'unzione degli infermi, la crismazione con l'olio, il decrisma, anche l'unzione degli ammalati, l'olio, l'acqua, il profumo, incenso significa, no? Il profumo dell'incenso ha tutto un significato grande. Il fuoco, quando facciamo la liturgia del fuoco, lucernario del Sabato Santo, le ceneri, la stoffa, i colori, verde, rosso, bianco, le parole, i suoni, il silenzio, il canto, i gesti, spazio, movimento, azione, ardo, ordine, tempo e luce. Tutto questo fa parte della liturgia. Vedetela, è una liturgia mettere l'Eucaristia qui sull'altare e c'è
una luce che ti attenziona la presenza di Cristo. Un cuore che batte. Quindi tutte altre luci, cerchiamo un po' di evitarle le luci. Ma quando vedete seguire la liturgia, che significa seguire? Seguire significa seguire Cristo nei segni sacramentali. Liturgia è questa, la preghiera è questa. Liturgia significa insieme, noi preghiamo con Cristo, in Cristo e per Cristo. Qui è liturgia, questa è la preghiera. Il rosario non è liturgico, assolutamente. Buona scuola, grazie. Ciao. L'ufficio delle letture. L'ufficio delle letture sono liturgia, è parola di Dio, in quella parola è Dio stesso che parla. Possiamo leggere per conto nostro, ma non facciamo liturgia, facciamo solamente meditazione e riflessione. Sono le preparazioni più alte della liturgia che facciamo. Capito? È Cristo stesso che vive dentro di noi e che Lui parla. Quando Pasqualino legge oggi cosa faremo? Va bene, i Filippesi, Filippesi comunque, è Cristo, Lui dà la voce, il contenuto lo dà il Signore, è una benedizione alla Angioletta. Fatto la comunione. Donatella, grazie a te. Allora, capite? La parola liturgo significa il segno sacerdotale che rende presente Cristo stesso. In persona Cristi, il sacerdote, e diventa memoriale della presenza di Cristo nella storia. Noi diciamo anche la Santa Messa cos'è? Memoriale di quello che è accaduto sul Calvario, la risurrezione, e noi lo riviviamo al presente. Questo è il grande miracolo, perché quello che è accaduto nel passato lo riviviamo nel presente. Quando i primi cristiani si riunivano, spezzavano il pane, erano insieme, una cosa sola, una fraternità, non c'era nessuno che si diceva povero, perché il povero era attenzionato da quelli che possedevano di più e nessuno era abbandonato. Questa è la cosa più bella, più grande. E senza questo rapporto noi viviamo una vita avventurosa, sventata, disperata. La storia non la facciamo noi, è Cristo che guida la storia. Quelli che sono lontani da Dio vivono una storia di litigi, di aggressione, di violenze, di litigi, di odio, di rancore. Mamma mia, quante famiglie distrutte che ci sono, perché non c'è Dio. Non c'è Dio. Allora attenzione su allora questo. Molto bello questa. Le cose più belle io poi ve le do. Come fa la mamma? La mamma così allatta i bambini, no? Da quello che mangia. E io sono rammaricato moltissimo, molto, perché come vorrei più spazio e più tempo per approfondire sempre di più. Ho una grande fame, però purtroppo, per grazia di Dio, sono sempre. Appena arrivo qui, appena ho il tempo di pregare un pochino, per respirare un pochino l'aria di Gesù, meravigliosa, stupenda, poi qua di qua e di là, eccetera. E molte volte, veramente, non si ha tempo. Appena il tempo, ho lasciato tutto là. La colazione ancora tutto sporco di tutto eccetera. Io spero che qualcuno poi lo vada un po' a lavare un po' quello, perché non sono contento, perché il tempo lo si impiega così. Comunque andiamo, è bello, però è bello quando gli spazi, pensate, da casa a qui. Io dico un mistero,
10, un Padre Nostro e 10 volte la Maria. Quando arrivo qui faccio un altro mistero, Sono arrivato qui al quarto mistero, via. Comunque poi si completano un po'. Cerchiamo veramente, è preziosissimo il tempo, preziosissimo. Versetto 6. Ecco. Monte Antifona. No, ancora due, ce ne sono due versetti. Sì, sì, non forse. Abbiamo finito. Sì. Allora, versetto 6. Ecco, di pochi palmi hai fatto i miei giorni. È un nulla per te la durata della mia vita. Sì, è solo un soffio ogni uomo che vive. Sì, è come un'ombra l'uomo che passa. Sì, come un soffio si annaffa, si affanna. Accumula e non sa chi raccolga. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nell'intimo soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo. Vuoi tu accogliere come tua sposa la qui presente Francesca? Sì! Cosa dice sì? È una realtà, l'accoglie. Attenzione, sì, versetto 6, di pochi pasti, di pochi palmi hai fatto i miei giorni, è un nulla per te la durata della mia vita, nulla per te, 80 anni, 90 anni, nulla per te. Attenzione, poi dice sì, avete sentito qui? Sì, ci è messo il primo sì. Sì, è solo un soffio ogni uomo che vive. Sì, è come un'ombra che l'uomo che passa. Sì, come un soffio si affanna, accumula e non sa chi la raccolga. Accumula come il ricco epulone. Tutto viene smarrito, tutto viene perduto, si perde tutto. Sì, è così, sì, è così, sì, è così. E tu guardi la realtà delle cose. Questa è liturgia, la parola di Dio che fa. Avete fatto la comunione? No, e vieni. Confesso a Dio onnipotente. E a voi potente, sorella, io ho peccato in pensieri, parole, opere e azioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata, sempre vergine. Thank you.
dico sempre. Amen. Ora andiamo. Seconda antifona. Ascolta la mia preghiera, Signore. Non essere sordo al mio pianto. Versetto 8. Sì. Ora, che potrei attendere, Signore? È in te la mia speranza. Liberami da tutte le mie iniquità. Non fare di me lo scherno dello stolto. Ammutolito, non apro bocca, perché sei tu che agisci. Tu che agisci, tu che agisci. È bello questo. Tu che agisci. Se noi dobbiamo sottolinearlo, non abbiamo un ampostillo lì, cioè, ma abbiamo la voce. Tu. Togliamo tu, ma che cosa ci rimane? Capite come purtroppo i cristiani hanno guardato Dio come uno spettro, come qualcosa evanescente. Ma questa è la liturgia, sei il tu, quella rimbombare del tu continuo, è così. Allora dice così, no? Tu, perché sei tu che agisci. Agisce lui, noi anche possiamo bloccare l'azione che vorrebbe gestire, no? Dentro di noi. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che dentro di me. Tu agisci in me. Il peccato blocca, gli dà lo stop. Tu non puoi entrare. Questo è chiuso. Come si dice in inglese è chiuso? Chiuso, lockdown, chiuso. Allora, perché ammutolito non apro bocca? Perché sei tu che agisci, che bello. Quindi se agisce, non agisce fuori di noi, è dentro di noi. E quando lui non c'è, intanto ti ringrazio Donato perché hai risolto il problema dell'acqua. Grazie. Pensa, il Signore ha detto che avrà dato un bicchiere d'acqua, perderà la ricompensa, anche con Salvatore. Il Salvatore è quello che vigila, anche se è assente, vigila. Dà gli ordini e noi facciamo i disordini, no? Allora andiamo, forza. Versetto 11. Insieme. Allontana da me i tuoi colpi. Sono distrutto sotto il peso della tua mano. Castigando le sue colpe, tu correggi l'uomo. Corrodi come un ladro i suoi tesori. Sì, ogni uomo non è che un soffio. Capite? Il tarlo che distrugge i nostri tesori, le nostre sicurezze, ti fa vedere quando sono effimere quelle cose che sono tue, no? Il denaro, il posto, la salute, i poteri che hai, quello che hai, case in affitto, cose eccetera, così via. Forza? Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime. Perché presso di te io sono forestiero, ospite come tutti i miei padri. Distogli da me il tuo sguardo, che io possa respirare, prima che me ne vada e di me non resti più nulla. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascolta la mia preghiera, Signore. Non essere sordo al mio pianto. Non c'è cosa più brutta che dopo una confessione tante volte esortata lì per lì, quando gemendo, piangendo, lacrimando, eccetera,
presenta tutto il caos della famiglia e tutto il resto, l'incomprensione, eccetera, eccetera, dopo averla calmata, perché era in tempesta continua, adesso, eccetera, poi gli dico adesso, lo capisci che sei lontana da Dio, lo capite che voi tutta la famiglia è lontana da Dio e che vai cercando la pace dove non c'è Dio? Assolutamente no. E ho fatto una bella confessione. Poi ho detto adesso di l'atto di contrizione. Non c'è cosa più brutta di strapassare l'atto di contrizione. Dico, ma chi puoi prendere? Che prendi tu in giro? Qui deve essere il tuo cuore pentito. Mamma mia, ma siamo frettolosi, come se noi prendiamo in giro il Signore. Tu stai soffrendo per le tue trasgressioni, quando chiede perdono, come se... Ma apri il tuo cuore alla sua misericordia. Ti chiedo perdono del male che ho fatto. Perché se sei così, sei arrivato a questo, il male che hai fatto e il bene che hai rifiutato di fare, perché l'ignorante è uno scellerato, un felice, un infelice, perché gestisce la sua vita così, arrabbiati, aggressivi, terribile, una cosa terribile. Mariella ha dovuto scappare perché era così urgente, comunque, capito? Atto di dolore, mamma mia! E molte volte io dico, cazzo, devo frenare, questo è il momento più alto dove lì la misericordia fa irruzione del tuo cuore contrito. Tu ti stai presentando gli effetti negativi di tutte le tue trasgressioni, l'odio, il rancore, il risentimento, le parolacce, le volgarità e tutto il resto. Adesso, scusami, chiedi perdono, risana. È in quel momento che avviene la misericordia di Dio. Per questo dobbiamo educare i nostri figli che chiedere perdono, anche così come educava Santa Margherita, la mamma di San Giovanni Bosco, che educava i loro figli all'atto di dolore, alla contrizione. E quando la sera faceva dire il Padre Nostro, quando vedeva che il fratello di Giovanni Giuseppe era un pochino fuori di sé e che si era bisticciato da altri e così via, eccetera, tu non puoi dire il Padre Nostro se non chiedi perdono al tuo fratello. Sono gesti, piccoli gesti educativi che dobbiamo imparare. Non puoi andare a letto col cuore litigato, amareggiato, un po' convulso. Per quanto dipende da noi, andiamo. Sì? Salmo 52. 52. Qualcuno ha lasciato la porta aperta, diceva, bisogna chiudere, non se no è dopo lì. Io sono arrivata al parcheggiato, ho visto che la porta pensavo che c'era sapere che aveva chiuso. Sì, sapete, chiudo, guarda. Va bene. La via dell'accorso. Accorciatoio, no? Siamo alla terza linea, fiorente come un olivo, chi si abbandona in Dio. Attenzione, qui siamo al cinismo, Cos'è? Sì, aspetta. Il violino, presente. Ci siamo? Se aspetti un minuto, aspetta un minuto che verrà qualcuno, qualche altro. Sì, allora andiamo. Perché ti il cinismo? Chi è il cinico? Fabio, tu che sei un letterato. Sì. Il cinico, chi è il cinico? Chi è da carne? Il cinico è quello che è il nessun altro. Cercate in Google se è così. Maria,
attenzione, il cinico va a finire malissimo, guardate, uno che fa con la sua presunzione, è un egoista, è un egoismo, uno chiuso in se stesso, e quello che dice lui è giusto, l'altro non ci crede, se lui non tocca e non vede, no? È la stessa cosa, sì, questo. Va bene. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle. Molto peccato in mente. In pensieri, parole, siamo. Per mia colpa. Mia grandissima colpa. E sulla tua, per la Vergine mia. Gli angeli santi. E voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Guarda, è importante gli effetti del cinico, terribile. Aspetta un attimo, due minuti. Forza, subito. Perché ti vanti del male, o prepotente? Capito, il prepotente, il cinico prepotente. Forza. Dio è fedele ogni giorno. Tu escogiti insidie. Ecco, uno che escogita insidie, poi... La tua lingua è come lama affilata. Artefice d'inganni. È un artefice d'inganni. Quanti cinici girano intorno a noi, inganni. Alla televisione sono ricchissime, proprio lì sono pronti ad aggredire. Poi... Tu guarda, ami il male invece del bene. Amare... Fabio lì, non farti distrarre. Non fai... Tu ami il male invece del bene, poi... La menzogna invece della giustizia. La menzogna invece della giustizia, poi... Tu ami ogni parola che distrugge, o lingua d'inganno. Ecco. Ami la parola che distrugge, lingua d'inganno. Questo è il cinico. Allora, insieme... Perciò Dio ti devolerà sempre. Ti spezzerà e ti strapperà dalla tenda. E ti sradicherà dalla terra dei viventi. I falliti. Sì. Ciao. I giusti. Forza. I giusti vedranno e avranno timore e di lui rideranno. Ecco l'uomo che non ha posto Dio come sua fortezza, ma ha confidato nella sua grande ricchezza. E si è fatto forte delle sue insidie.
Alessia. Ma io come olivo verdeggiante nella casa di Dio confido nella fedeltà di Dio in eterno e per sempre. Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato. Spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia spera nel Signore e aspetto sulla sua parola. Allora, Nuccia, vieni a leggere. Vediamo allora il oggi, mercoledì, Filippesi 2.12, Filippesi 2.12, Filippesi 2.12. Dategli la pagina, no? No, non è. Guarda quella volta. Sì, sì. Filippesi 2.12. Passa la linea. Sì, sì. Allora, attendete alla vostra salvezza. Allora, attenzione, tutta la nostra vita è protesa verso la salvezza. Se il Signore ha detto vi vado a preparare un posto in paradiso, allora sappiamo che c'è un posto preso. Quindi attendiamo, tutti aspettiamo questo momento d'ingresso in paradiso. Vi farò leggere poi in un secondo momento, non ora, perché l'anno scorso c'è stata una giovanissima signora che ha fatto una bellissima lettera e ha chiesto la guarigione, ha chiesto, ma con una lettera accurata, la guarigione del male, eccetera. Si è presentato dinanzi al Signore: Signore, tu sei misericordioso, sostienimi in questo cammino di guarigione, Signore, ti chiedo perdono, eccetera. C'era, salvami Signore, se su tu vuoi che io purtroppo soccombo in questa malattia, sia fatta la tua volontà. Tu lo sai che ti voglio bene, Signore Gesù, abbi pietà di me. Poi la mamma è un'invocazione alla Madonna, ti vi dico, modo grandissimo, straordinario. Abbiamo preso la lettera e lei è già morta. Ma vi devo dire, una lettera edificante, grandissima. Siccome ci sono molti passi dove ci sono delle parole scritte in fretta, allora penseremo un po' di batterla un pochino con più chiarezza e poi stai facendo tu. È così. Veramente un edificante proprio, e che Dio la grazia, l'aiuto, ma poi dicevo, ma io mi affido a te, voglio compiere la tua volontà. Ed è stata lei a portarla qui. È venuto alcune volte, vero? Molte volte, sì. Qui. Ed è stata lei a dare proprio l'indirizzo di questo conforto e questo sostegno. C'è stata Teresa Loggio, questa maestra, che mi ha fatto vedere un video, perché c'è stato, mi pare,
c'è stata una conversazione e lei ha parlato della sua malattia, vero? Sì. Però vi devo dire, una lettera edificante, grande. Io devo dire, mi sono commosso ieri sera, ho pensato quest'anima bella, tutta anche merito tuo, se lei è stato, si è accostato qui, si è confessata, ha fatto il suo cammino, poi non poter venire più. Preghiamo per i figli. Sì, per i suoi figli. Per i suoi figli. Lei ha parlato molto dei figli in questa lettera, poi te lo faremo leggere. Mamma mia, mamma. Che dono grande che mi sta dando stamattina. Sì, bello. E chi ha salvato l'anima ha salvato se stessa. Comunque è molto edificante. Ci sono anche dei miracoli in questo modo. Non si chiede la guarigione, ma c'è un altro tipo di guarigione. Perché noi preghiamo, poi il Signore aggiusta, poi un amore grande alla Madonna, bello, bellissimo, mamma nostra. Sono qui come una peccatrice e chiedo al Signore con tanta umiltà, Signore, che si faccia la tua volontà. Mamma mia, bellissimo, bello. Andiamo allora, capitolo 2, 12. Quindi, miei cari, voi che siete forte. Stati sempre obbedienti, non solo quanto ero presente, ma molto più ora che sono lontano. Dedicatevi, me lo dite perché sì, è più grande. Questo che vediamo. Perché questo è piccolino, ma già qui, ho visto c'è. Ma guarda, la bello grande. Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre ubbidienti, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. E Dio, infatti, che suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo disegno d'amore. Spiega. Perché Dio che è il volere e l'operare, il volere e l'operare, il volere e l'operare vengono da Dio. Allora, se vengono da Dio, dobbiamo dirci com'è che il volere di Dio opera in noi, il volere e l'operare vengono da Dio. Come vengono da Dio? Come vengono da Dio? Come è possibile percepire che il volere e l'operare vengono da Dio? Come lo possiamo percepire? La parola di Dio ti fa capire cosa vuole da noi. E lo Spirito Santo. E non solamente cosa vuole da noi, ma ti dà la forza per operare quello che Lui vuole. La parola di Dio ti dà forza e vigore. Ti dà forza e vigore, lo ripeto un'altra volta, ti dà forza e vigore, ma tu che hai questa, che attingi forza e vigore da Lui, devi avere questa capacità di gestire con tanta, come si chiama, con la tua creatività, con la tua creatività, devi gestire il volere e l'operare di Dio. Ci vuole una creatività, cioè dire ognuno di noi, le stesse parole che noi stiamo ascoltando, ci troviamo in contesti diversi, quindi il volere e l'operare in contesti diversi, cui noi dobbiamo avere la creatività di gestirli. Cosa ho detto, Rita? Che la creatività che c'è in noi la dobbiamo mettere in pratica secondo il volere e l'operare, è chiaro, secondo il suo, perché dice così, secondo il suo disegno d'amore. La parola di Dio che noi ascoltiamo è parola d'affetto, di amore, è una parola come una mamma che mette nel cuore del figlio le buone esortazioni, la guida, il sostegno, e dice tante volte come si deve comportare. È importantissimo questo. Allora l'ascolto della parola di Dio ti dà
una forza e un vigore secondo i suoi progetti. Che tipo di progetti il Signore vuole di noi, vuole compiere noi? Di pace. E capite? Ha progetti di pace, non di sventura, per un futuro di pieno di sventura. Allora significa che quando uno è carente dell'ascolto della parola di Dio, non può operare, non può accogliere l'amore di Dio che si fa sentire con la sua parola. E siccome i ragazzi non sanno leggere, non sanno scrivere, oppure sono pigri e lagnosi, allora deve essere la mamma a porre nel loro cuore le parole di Dio che danno fiducia, speranza e amore. Depositiamo nel loro cuore quella parola che accende nel loro cuore l'amore, l'affetto. Non è che Carlo Acutisi è diventato tutto d'un colpo santo, è stato coltivato, anche se aveva una famiglia più o meno, era religiosa, sì, eccetera, però aveva il parroco che guidava, gli metteva nel cuore cose belle, capite? Senza questa parola non possiamo noi, come dire, realizzare nessun progetto. Il volere e l'operare vengono da Dio per i suoi benevoli disegni, però il volere e l'operare, uno non può operare, non può nemmeno volere se uno non sa come deve agire e come deve operare. E la parola di Dio è lampada dei nostri passi, luce sul nostro cammino, per cui questo deve essere una sottolineatura da memorizzare. E quando io chiedo per favore dove si trova il volere e l'operare, allora voi andate a prendere il capitolo secondo, versetto 12, versetto 13, scrivete, perché è un aiuto, ma non solamente per noi, ma anche per quelli che dobbiamo guidare, per esempio la nostra Alessia insieme con Federica, che guidano i nostri ragazzi. Questo è uno il tema per gli incontri con i giovani, il volere e l'operare. Allora valorizziamo la parola di Dio, altrimenti non possiamo né volere né operare, non possiamo camminare per conto nostro, ci facciamo altrimenti una religione per conto nostro. Io voglio questo, voglio operare. Capite per quale motivo? La ragione, senza la parola di Dio, senza la fede, cioè dire, la ragione diventa irragionevole e molte volte naviga contro di noi. La ragione senza, non è illuminata dalla parola di Dio, e va contro noi stessi, e volendo agire bene noi siamo contorti, purtroppo noi agiamo in modo diverso, che non è con saggezza. La saggezza viene da Dio. Pensate il libro sapienziale della Sapienza, che cos'è? Verbo che si fa carne. Calogerino, tu devi scrivere bene, perché altrimenti no. Sì. Forse. Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio, innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa. Ecco, il volere e l'operare. E la prima cosa è un suggerimento. Fate tutto senza mormorare, senza esitare. Possibile che dobbiamo sempre brontolare di qualsiasi cosa? Caldo, freddo, e mormoriamo. L'una, lamentarsi, ci lamentiamo del vicino di casa, ci lamentiamo della nostra sorella che tante volte fa la monellaccia, eccetera, ci lamentiamo di tutto. Dobbiamo saper sopportare con amore, e guardate, dice così, per essere irreprensibili, puri, figli di Dio, innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa.
Queste sono due pennellate che ci evidenziano la perversione e la malvagità. Ecco per quale motivo questo è stato scritto 2000 anni fa. Eppure siamo, e come dire, nella realtà. Oggi la stessa cosa è una diagnosi ben precisa della società di oggi. Significa il cielo e la terra passano, ma le parole di Dio sono illuminanti, non passano mai, sono sempre presenti, sono sempre attuali. Allora ecco, in mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo. Che bello. Tenendo salda la parola di vita. Così, nel giorno di Cristo, io potrò vantarmi di non aver corso in vano, né in vano aver faticato. Allora, una raccomandazione di Paolo dice, mi raccomando, io vi ho seminato questo, alla fine non fatemi fare magre figure dinanzi a Dio. Dice, no, dice, così posso vantarmi di voi, senza avere corso in vano, faticato in vano. E l'ho detto anche Padre Pio ai suoi figli spirituali. Mi raccomando, voi volete essere miei figli spirituali? Io accolgo, ma mi raccomando, non fatemi fare magre figure dinanzi a Dio. Comportatevi bene. E uno che è, dice, è devoto di Padre Pio, è figlio spirituale e si comporta male, noi così, e non solamente, e guardate i santi, guardano quella famosa capitolo terzo di Ezechiele dove dice così, io ci tengo che il mio nome sia onorato e ci tengo tanto, per cui quando voi pregate sia santificato il nome tuo, il vostro nome, è Gesù che poi riprende questo, rispettiamo il nome di Dio perché ci tiene ad essere rispettato come noi ci teniamo. E i santi hanno avuto questo riflesso a dire, figlio mio, lo dobbiamo dire anche ai nostri figli, comportati bene, perché se ti comporti bene, chi è tuo padre, chi è tua madre? Se ti comporti male, tu porti la vergogna della famiglia, capito? Non è così? È così. Allora, ecco per quale motivo ci sono dei ragazzi che veramente danno onore alla loro generazione, alla loro famiglia, per comportamento, per abitezza, per la disciplina, per il rispetto che hanno. Chi è tuo figlio? Guardate, anche con quella vecchiarella, quella persona anziana che gridò, benedetto il grembo che ti ha portato, a chi l'ha detto? A Gesù. E il latte che tu hai succhiato da tua mamma. Capite? Una persona onora i genitori, un figlio che è rispettoso onora il padre e la madre. Ma se io devo essere versato sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me. Spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo per essere anch'io comportato nel ricevere vostre notizie. Capite che bello? Timoteo, anche tutti siamo chiamati ad essere comportati, sostenuti, come il Signore in quel momento in cui l'angoscia fu tremenda fino a sudare sangue e disse non ne posso più. È sceso un angelo a comportarlo. Tutti siamo fatti di carne e di sangue, abbiamo bisogno di una buona parola, di una buona amicizia, perché a casa tante volte c'è l'indifferenza, ma fuori tante volte fuori buone amicizie c'è questo conforto, questo sostegno, almeno c'è qualcuno che ci capisce e ci comporta. Abbiamo bisogno anche di questo, perché ci sono tante ferite che all'interno delle famiglie possono parenti, nell'albero di parenti di stretti oppure larghi, eccetera. Allora? Infatti, non ho nessuno che condivida come lui i miei sentimenti e prenda sinceramente a cuore ciò che vi riguarda.
tutti in realtà cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Che bello. Allora, educhiamoci, ciao, ad essere disponibili a comportare o a sostenere. Quando, e Paolo dice, nessuno come lui è stato in grado di sostenere nei momenti di distretta, momenti di angustia, di amarezza. Dobbiamo essere così, una qualità nuova di cristiani. Stiamo ascoltando, ma dobbiamo nobilitare la nostra presenza, dovunque ci troviamo. E cerchiamo anche di comportare all'interno della nostra famiglia. È molto difficile che noi possiamo, però siamo chiamati anche a comportare, ad essere pazienti, a portare il peso dell'altro e così via. Sì. Voi conoscete la buona prova da lui data, poiché ha servito il Vangelo insieme con me, come un figlio con il padre. Che bello, bellissimo. Che bello. Ci sono delle amicizie che sono come le sorelle, vero? Le sorelle che si comportano, si danno, eccetera. Una telefonata, sa cosa mi è successo, questo, quest'altro, quell'altro. Siamo attenti a non condannare nessuno quando uno si sfoga perché è stato offeso, altrimenti noi freschiamo contro il Signore, perché dobbiamo combattere anche la debolezza degli altri, perché se mettiamo la legna al fuoco incendiamo rancori, risentimenti, ma sentimento di perdono, di combattimento, guardando Gesù crocifisso, che anche lui è stato tradito dagli altri, però nel tradimento lo ha perdonato. Con un bacio mi tradisci? Andiamo? Spero quindi di mandarvelo presto, appena avrò questo visto. Questo è Timoteo. Sì. Appena avrò visto chiaro nella mia situazione, ma ho la convinzione nel Signore che presto verrò anch'io di persona. Attenzione, perché qui c'è un personaggio meraviglioso, Epafrodito. Ho creduto necessario mandargli Epafrodito, fratello mio compagno di lavoro. Dice fratello, non è che dice lo stesso, fratello nel senso Dio è nostro padre, noi siamo fratelli e sorelle. Non facciamo come i protestanti che dicono che Gesù aveva tante fratelli e sorelle. Sì. Mio compagno di lavoro e di lotta è vostro inviato per aiutarmi nelle mie necessità. Aspetta, attenzione, vedete? Mio compagno di lavoro e di lotta è vostro inviato per aiutarmi nelle mie necessità. Guardate, lo aiuto. Le necessità che sono in generale, qualsiasi tipo di necessità che trova un po' sospiro e sostegno anche dall'amicizia. Aveva grande desiderio di rivedere voi tutti e si preoccupava perché eravate a conoscenza della sua malattia. Sì. È stato grave, infatti, è vicino alla morte. Ma Dio ha avuto misericordia di lui. E non di lui solo, ma anche di me, perché non avessi dolore su dolore. Che bello. Ho avuto pietà di lui e l'ho guarito, ma anche di me, perché senza di lui mi sarebbe mancato un aiuto validissimo. C'è dire un'affettività che vuole preservare, vuole custodire, come tu hai fatto con me. Mi mancava Ivana. Mi mancava un telefonato, però mi in questo momento. Sì. Sì, sì. Sì. Tu vedi questa lettura proprio è calza perfettamente la tua situazione, bellissimo. Forse? Lo mando quindi con tanta premura perché vi rallegrate al vederlo di nuovo e io non sia più preoccupato. Accoglietelo dunque nel Signore con piena gioia e abbiate grande stima verso persone come lui, perché ha sfiorato la morte per la causa di Cristo, rischiando la vita per supplire a ciò che mancava al vostro servizio verso di me. Bellissimo, grazie, bello. Responsorio, fai responsorio.
cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione ed elezione. Così vi sarà presto l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore Salvatore. Comportatevi come figli della luce e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. Così vi sarà aperto l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore Salvatore. Dando puntualissima, Sandra di Amburgo, Germania, dice, parla così: non finisce mai di ringraziare il Signore perché mi ha salvato, e tutto questo devo grazie a voi che rendete questo possibile. Dio vi benedica. Allora lei dice, fai una, andando Sandra ricevi il nostro saluto, forse salutiamolo così, salutiamola. Ciao Sandra. Salutiamo a destra, salutiamo. Ecco, cara Sandra, questa è la tua famiglia, però molti se ne sono andati già prima, comunque fa lo stesso. Sì, allora attenzione perché Alessia, adesso Alessia vi farà vedere una cosa. Tu, calogerino, prendi quel cestino e glielo fai vedere. Un cestino che è pieno di speranza. Prendilo, questo. Siccome l'anno venturo i nostri ragazzi stanno organizzando un pellegrinaggio di tutti i giovani. A Međugorje. Ci siamo... Allora, e siccome a Međugorje... lì si ritorna pieni di grazia, ma c'è, naturalmente i figlioli e anche i genitori possono venire. Vediamo? Sì. In occasione del trigo, quindi a partire da oggi fino a venerdì e poi anche il giorno 1, quindi questo sabato, abbiamo preparato dei dolcini che sono questi, sono dei biscotti fatti dai ragazzi, che sono stati fatti dai ragazzi, non è che l'hanno comprato, sì. Qui se sono fatti dai ragazzi hanno valore, a partire se sono presi dagli altri no. Allora deve essere origine controllata. Controllatissima. quindi a partire già da ieri ci siamo messi al lavoro per realizzare questi biscottini e saranno appunto venduti a partire appunto da stasera. Non venduti, offerti. Offerti a chi non vorrà. Non vendiamo nulla noi provochiamo la generosità, per questo fine è molto importante. Sì. E quindi questi, cioè tutto il ricavato verrà appunto utilizzato da tutti l'abbiamo i ragazzi. L'abbiamo detto, per esatto. Andare lì. Per organizzare questo viaggio a Međugorje, questo pellegrinaggio. E inoltre ci stiamo anche impegnando nel sorteggio, qua c'è il blocchetto, sorteggio verrà il giorno 1 e verranno sorteggiati questi due libretti, quindi Storia di un'anima e poi la Novena delle Rose. Ma c'è un altro libretto pure che sarà sorteggiato, che è una sorpresa. Allora, tre libretti. Sì. Sono tre libretti in totale. Se avete qualche obiezione particolare, ditelo a Andresi. Il pellegrinaggio quando sarà? Allora. Il pellegrinaggio dei giovani, quindi il prima settimana Festival di agosto. Del giovane. È d'agosto, no? No, il pellegrinaggio che allora è aperto a tutti, però questo lo stiamo organizzando noi ragazzi nel gruppo Rua. Quindi Rua. Ci stiamo. Diglielo cos'è questo. Significa Rua. Allora, Rua è soffio, vento, spirito, quindi è quella in realtà che ha mosso lo Spirito Santo e che ha mosso sin dall'inizio questo gruppo. E adesso eravamo partiti in 8-9 e ora siamo 30. Ah. E siamo un gruppo per il tempo. Sono 30 quando specialmente c'è la pizza qui. No, anche perché gli incontri sono tutti presenti, come dire. Sì, molto numerosi. Meglio così. Che facile da comprendere questo giovane. Allora, dai 14 a salire. Quindi di meno no, cominciamo. Anche per i temi che
tredicenni, tredicenni, sì. Okay. Anche dai 14 in su. Dal primo superiore. Sì, sì, esatto, dal primo superiore. Questo. Oggi già saremo messi qua fuori con i ragazzi, domani no, però venerdì e sabato faremo il nuovo qui, allestiremo tutto il tavolo per offrire tutti questi. Allora, voi avete anche, dovete tenere una giornata, una serata di testimonianza di Santa Teresa, del Bambino Gesù, no? Sì, questo è per giorno 1 sera. Primo, per, sì. In occasione della serata dei petali di rosa ci saranno appunto le testimonianze di chi ha ricevuto le grazie. Tra l'altro vorrei anche sottolineare che una ragazza che testimonierà è proprio del Gruppo Rua. Quindi anche questa è una grande grazia. E poi c'è la serata del non intendete di preghiera. Oggi c'è l'adorazione. Oggi allora, inizio del tipo. In occasione del tipo, quindi a partire da oggi alle 19 ci sarà l'adorazione che è organizzata pure da noi ragazzi. Dei giovani. E poi vabbè, il programma è appunto appeso sì, qua sì. Fuori, quindi domani c'è il concertino e verrà annunciato l'inizio dell'anno catechistico. E poi il venerdì c'è il Santo Rosario, sempre con i pensieri di Santa Teresa, è alle 19 e poi alla fine del giorno 1 ci sarà la mattina alle 9 la Santa Messa, prima ovviamente la Lezione Divina, come ogni mattina, e a seguire il pomeriggio alle 17 la processione per Via Pavolugiani e Cicerone. Una breve processione e fa seguire il ritorno qui alle 18:30. Allora, ci sono due megafoni, vai a vedere la funzionalità o meno, eccetera, perché se sono qui le scariche, allora compriamo. Cerca di vedere perché dove ci serviranno per sabato. Sì, capito? Sopra, sì. Va bene, allora prova da cenere se non c'è. Sì, mi raccomando. Allora ci mettiamo in piedi e facciamo le lodi. Brava Alessia. Brava.